Eccoci qui, buonasera e bentrovati con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5, insieme ai nostri ospiti fissi, ma soprattutto insieme a Tiziana Pitton. Buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Riguardo a questo 7-8, a questa bella serie vincente che la formazione nerazzurra è riuscita a inanellare, diciamo, chiediamo proprio a Tiziana com'è andata, la nostra inviata in Sardegna, a quanto pare. Sì, allora è stata una partita molto rocambolesca. Il Latina si è portata in vantaggio per 3-1, poi è stata recuperata dai i padroni di casa fino a riuscire a vincere all'ultimo con un gol di Terenzi per 8-7. Preparatissima, ragazzi, che ne dite? Procede bene il percorso che sta facendo Tiziana, no? Promossa a pieni voti. Roberto, Bene. tu che te ne intendi? Ci Ci può stare, ci può stare. può stare. Stefano, sei soddisfatto? Ah, per me ha raggiunto già un ottimo obiettivo. Può fare papere fino a marzo per Ah, me ormai. posto. Non ti cullare sugli allori, Sono però, stati mi molto raccomando. molto buoni, grazie Aggiungiamo mille. qualcosa a questo Latina che è arrivato a centrare il tris, se non sbaglio, Stefano. Sì, era un tris voluto, la seconda trasferta in Sardegna. Non era facile perché il Capoterra è un buono stato di forma e soprattutto in casa è sempre un avversario ostico. Il Latina finalmente si è ripreso, quindi adesso dopo queste 3 partite può guardare il campionato decisamente con più ottimismo, anche se là davanti non si stanno fermando. Roberto? Ormai la strada presa è quella giusta. Aver avuto, diciamo, delle defaillance all'inizio in questi casi aiuta perché poi lo spirito di riscatto e la concentrazione permangono per il resto del campionato, sapendo che si deve inseguire. Quindi credo che sia perfetto anche perché gli uomini che hanno magari steccato le prime giornate stanno rispondendo con prestazioni superlative e comunque con un impatto importante sulle gare, quindi ecco che Latina riesce ad avere i punti. Anche io concordo con Stefano Scala che vincere a Capoterra è difficile per tutti, soprattutto in questo momento della stagione. Daniele, iniziamo a tracciare un quadro di questa giornata. Ma un quadro che ha visto almeno la parte alta ben delinearsi. Io ero a fondi, ho visto, diciamo, il big match di questa giornata, di questa quarta giornata tra Virtus Fondi e Atletico Scauri. Inizialmente sembrava essere più in partita la formazione del Sud Pontino, quella di Andrea Cardillo, anche perché partita subito forte, sembrava veramente irrefrenabile. Poi, come d'incanto, è un castello di sabbia, è successo, è avuto. Ha avuto proprio una folata, c'è stata una folata di vento che praticamente ha abbattuto proprio tutte le resistenze dello Scauri. È venuta fuori là il Fondi, trascinata da Alessio Frainetti, Gemelli Olea. Una squadra che comunque lungo e largo ha dato spettacolo, proprio per lunghi tratti. Basti pensare che intorno alla metà del primo tempo proprio la squadra ha cominciato a prendere possesso proprio di tutte le zone del campo, arretrando praticamente almeno di una decina di metri proprio la resistenza dello Scauri. Nel secondo tempo in campo solo ed esclusivamente i Fondani hanno fatto vedere delle giocate veramente di calcio a 5 di categoria superiore. E a quel punto è stata notte fonda anche perché addirittura hanno trovato spazio nel tabellino dei marcatori anche il portiere Massimo Resti, che tra l'altro veterano di questa disciplina con i suoi 43 anni, ancora si permette di andare a fare gol, questa volta direttamente dalla sua porta. È comunque un portiere che chi lo conosce sa bene come gioca e che sicurezza soprattutto dà alla formazione allenata da Gianni Napoli. Gianni Napoli che comunque si ritiene soddisfatto anche se comunque non fa proclami in merito a questa vetta raggiunta solitaria, si tiene piuttosto basso, vola piuttosto basso, dice che ancora c'è da fare tanto. Uno scontro diretto c'è stato, la vittoria è arrivata, però ha detto va valutata anche nelle prossime giornate quando si affronteranno, insomma, le squadre che un tantino in questo momento hanno un po' il freno tirato. E per quanto riguarda il freno tirato,
possiamo tranquillamente andare a vedere. Questa sicuramente Stefano sarà più addentrato, anche perché lui era presente alla partita, proprio quella tra la Century e la Pontina Futsal, con una Century che tra l'altro perde l'imbattibilità a casalinga. Qualcuno potrebbe essere ingannato dal risultato, anche se di misura da parte degli apriliani, però è una squadra che sta dando piuttosto fastidio nell'arco della gara, una squadra che tende non a scoprirsi, aspetta tantissimo l'avversario, si mette praticamente, come definisce qualcuno, in linea davanti al portiere, e praticamente è impossibile giocare contro questa squadra. Però fatto sta che con questo atteggiamento assunto dalla formazione di Alfonsi, proprio la Pontina Futsal in due circostanze, guarda caso proprio due trasferte, l'aveva fatto già a Fondi contro la Ginnastica, si è ripetuta sabato al Pala Bianchini, 2-2 ha portato a casa 6 punti. 6 punti che tra l'altro sono molto molto importanti, perché la mettono lì in attesa, e quindi qualcuno potrebbe cominciare a dire: ma questa squadra poi come andrà battuta? Quindi Stefano, forse... Ecco, tu che l'hai vista, Stefano. Giocando il 7 può iniziare a batterla. Loro stanno tutti nella propria metà campo, e quindi al di là delle battute, fuori casa ha un chiaro atteggiamento che penso io che sia vincente contro queste squadre, perché la forza di questa squadra è intanto l'umiltà, capire le proprie potenzialità, e quindi andare a cercare di sfruttare le proprie qualità, che sono quelle che si sono viste contro la Century. Sicuramente durare, andare a lungo con questa squadra e con questa mentalità potrebbe essere rischioso, perché comunque i vari interpreti, diciamo il quintetto base è un buon quintetto, ma il ricambio, diciamo il turnover nei cambi potrebbe accusare, quindi magari verso magari il secondo tempo in alcune partite potrebbero andare un po' in difficoltà. Per il momento stanno andando molto bene, quindi decisamente una delle squadre più in forma di questo campionato. Roberto, mi affido alle tue capacità mnemoniche, ai tuoi ricordi. Ti risulta in passato una squadra così arcigna, molto sulla difensiva, specializzata in trasferte? Ti risulta che squadre così siano poi riuscite ad arrivare per prime al traguardo? Guarda, io mi ricordo l'Albano di Paolo Cotechini, aveva le stesse caratteristiche, solo che davanti aveva un fuoriclasse come Blanco e gli risolveva parecchie partite, e c'aveva anche un gruppo di giocatori anche magari con qualche qualità, ma loro fecero delle ottime stagioni e erano sempre blindatissimi dietro davanti a Federicucci all'epoca, e quindi è una squadra che può ricordare, ma a livello di impostazione non credo che possano ricalcare quelle gesta. Per quanto riguarda invece la zona calda, ti sorprende quello zero per alcune protagoniste? Guarda, la cosa che mi sorprende in questo turno è che ci sono state su 7 gare 5 vittorie esterne, quindi il fattore campo non fa da predominante, e a sottolineare lo stato di grande equilibrio che regna su questo girone, come è sempre stato ormai negli ultimi 2-3 anni, se si esclude quando ci fu il min turno dominatore di quella stagione, che era sceso per sbaglio in questa categoria. E credo che comunque i risultati e i primi bilanci si tireranno dopo 7-8 gare. Lì vedremo un attimo tutte le squadre come si saranno assestate e che tipo di continuità potranno dare al loro campionato. Naturalmente il pronostico sta cominciando a delinearsi, quindi le favorite della vigilia, Ceriara, Città di Cisterna e le due fondane stanno primeggiando, quindi come dico sempre io, le chiacchiere stanno a zero e poi i valori escono fuori. Le azioni dei protagonisti raccolte da Daniele Portelli. Stefano, vogliamo ricordare dove si può vedere questo materiale? A sorpresa. Su YouTube/MondoFutsalTV. Sei preparatissimo. Roberto, mi sembra che questa Century sia ancora in fase di rodaggio. Quanto potenziale ha espresso, se volessimo parlare di percentuali? C'è ancora tanto da lavorare, come l'abbiamo detto la settimana scorsa, ho detto i risultati non,
non sono determinanti, fanno morale e danno ipotetici obiettivi, ma lavorando, la squadra è nuova, parecchi si conoscono, ma c'è ancora tanto di lavoro tattico e anche a livello di comportamentale e di gruppo da fare, insomma, c'è tanto ancora da lavorare. Daniele, secondo te quale squadra ancora non abbiamo visto realmente in questo campionato? Quale squadra bisogna attendere? Ma sinceramente non è che mi possa, non credo che ci siano grandi sorprese, almeno che nella parte bassa forse qualcuna esce fuori, anche se lì stanno un po' pagando lo scotto del noviziato. Stiamo parlando di squadre che sono alla loro prima esperienza, parliamo di dilettanti Falasche, San Giovannese, l'unica rappresentante del territorio ciociaro, o addirittura il Flora 92. Sono le squadre che comunque pagano molto il noviziato, anche se nel Flora forse come attenuante può essere messa davanti a ogni altra cosa il fatto di non giocare con dei giocatori fondamentali, che sono poi quelli che potrebbero essere trascinatori. Sabato ci sarà intanto il rientro di Gerardo Abbagnale, un punto fondamentale. Non dimentichiamo che un altro è fermo proprio, utilizzando un termine automobilistico, ai box. Stiamo parlando di Francesco Pizzoli, che deve scontare ancora ben 8 giornate gli sono state rifilate al termine della scorsa stagione, quindi due personaggi molto molto importanti. Dico questo perché la formazione di Alfredo Dontini è quella che ha molti giovani rispetto ad altri, e molti ancora non hanno capito non tanto i meccanismi della categoria quanto i meccanismi proprio da adottare in campo, cioè anche le posizioni che vanno utilizzate. A me è capitato di vedere una partita, anche se potrebbe non far testo, però ha dato molte indicazioni in quella circostanza. Per cui io mi auguro soprattutto che queste squadre si sblocchino, anche perché per dare un po' un valore almeno a questa prima parte del loro campionato. Mentre io credo che poi sicuramente ci sarà una spaccatura nella classifica con le formazioni che si daranno lotta, soprattutto per le prime posizioni, e poi quelle che tenteranno appunto di mantenere la categoria. Tanto le prossime gare saranno di forte indicazione, anche perché già sabato prossimo due scontri molto molto importanti. Uno è quello tra Ceriara e Virtus Fondi, e un altro, l'altra Fondana, giocherà in casa proprio contro la Century. Quindi due banchi di prova per quattro formazioni, ma sono molto molto, molto importanti sia per l'una che per l'altra. Abbiamo fatto un bel quadro, bello preciso, riguardante la Serie C2. Ora ci tuffiamo sulla Serie D, ma prima c'era Tiziana che voleva togliersi una curiosità, vero? Sì, direi che manca ancora qualcosa quest'anno, da parte di Roberto soprattutto, una delle tue imitazioni. Oggi Domenico Ippoliti, questa non la conosce nessuno. Benissimo, avremo modo poi magari di chiarire a chi appartiene questa voce. Ecco Stefano, questo derbissimo Real Latina-Podgora, finito con uno scoppiettante 3-3, almeno a leggere il risultato. Beh sì, era una partita sentita, sulla panchina del Real Latina c'è l'ex allenatore del Podgora, Paolo Cristini. Il Real Latina veniva da una brutta sconfitta con il Rocca Secca, comunque ha reagito, è riuscito a conquistare questo punto, perché comunque è importante, perché il Podgora ha fatto secondo me una buona squadra per questa categoria. È stata una partita molto, molto bella, vari capovolgimenti di fronte. Alla fine penso che un punto che, per com'era la gara, penso può soddisfare entrambe le squadre. Come vedi queste due realtà, Roberto? Sono due realtà che io credo abbiano anche obiettivi diversi. Il Podgora hanno anche dei draghi diversi. Il Podgora ha coinvolto anche molti giocatori provenienti dal calcio a 11. E credo che sia per ora una delle cose che li penalizza un po', perché
ci vuole sempre un po' di rodaggio. Sì, no, ecco, mi riferiscono che ancora hanno le movenze del calcio a 11 e quindi si trovano in alcuni tratti della gara un po' in difficoltà. Comunque è stata una gara, come ha detto Stefano, molto equilibrata e il risultato tutto sommato è stato giusto, quindi non ci sono dubbi in tal senso. Chi marcia a gonfie vele è la Sissi Impianti di Lido dei Pini, prima in classifica, e abbiamo in diretta telefonica il mister Claudio Gobbi. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, se l'aspettava una partenza lanciata da parte dei suoi? Ma sinceramente ci siamo attrezzati per fare un campionato di vertice, quindi molto probabilmente sì, qualche sentore, anche perché abbiamo fatto una buonissima preparazione, quindi sicuramente qualche sentore positivo ce l'avevo. Chiaramente quella di sabato è una vittoria importante, perché nel senso incontravamo una squadra che, come noi, è composta da giocatori che hanno militato in categoria superiore. E dopo la passata stagione con la Mirafin, è stata una stagione esaltante, soprattutto nel finale, con che spirito è sceso insomma in Serie D? Guarda, lo spirito è quello di sempre. Io sono sceso in Serie D perché per me allenare deve essere un puro divertimento, cosa che purtroppo ormai in C1 questo sta andando via via scemando, è diventato un campionato troppo impegnativo e troppo cioè, con troppe aspettative. Io con gli impegni del lavoro e poi con lo spirito in cui mi avvicino a questo sport era un campionato che ormai mi stava un po' troppo stretto. Buonasera. Quindi sono sceso di categoria, oddio scusami. Prego mister. No, io sono sceso di categoria con l'entusiasmo di sempre, è un gruppo, ragazzi che già conoscevo perché gran parte sono qui della zona, quindi l'entusiasmo è quello di sempre, faremo di tutto per fare bene, vediamo un po' quello che succederà, strada facendo. Mister, buonasera, sono Daniele Porcelli. Buonasera. Mister, con te però hai portato più di qualche giocatore che conosci molto bene, che nel corso della tua piccola carriera intanto da allenatore ti hanno sempre seguito, conosci molto molto bene. Anche sabato c'è stato l'esordio in questo campionato del portiere Erbi e forse si sta vedendo di fare ancora delle migliorie. Non sei ancora soddisfatto di questo gruppo? Vuoi qualcosa in più? No, io sono completamente soddisfatto del gruppo che ho a disposizione. Mi manca qualcosina in fase offensiva. Abbiamo soltanto il solo Giacani con le caratteristiche strettamente offensive, che molto probabilmente per disputare un campionato come noi ci auguriamo di vertice è un po' pochino, quindi si sta cercando magari a dicembre, vedete, state facendo di trovare un'alternativa a Giacani. Dopodiché la squadra è bella che è fatta, insomma, io ho 21 giocatori a disposizione, sono pienamente soddisfatto di tutti quanti, sia di quelli che si avvicinano, stanno le prime armi nel calcio a 5, sia quelli che mi sono portato dietro, insomma, che conosco da tanti anni, sia perché con cui sono di Pomezia e sia perché li ho allenati direttamente. Mister, ancora un'altra cosa. Puoi vantarti di aver indossato la maglia della nazionale? Sono passati ormai tanti anni. Troppi, purtroppo. Va bene. Comunque, che sensazione ti ha dato anche scendere in una categoria così bassa, di cui poi nel corso degli anni non è che se ne parla poi tanto bene? Guarda, per quanto detto, già sarei ripetitivo, però per quanto mi riguarda la categoria per me non è importante. Per me l'importante è lo spirito con cui si affrontano le cose e se, sia se si disputa un campionato di massimo campionato nazionale, sia si disputa un campionato di Serie D, credo che sia importante la professionalità del giocatore, dopodiché se si crea la giusta armonia da io che sono l'allenatore, i ragazzi che come me dopo una giornata di lavoro vengono al campo e si vogliono solamente divertire, credo che si possa fare il calcio a 5 sia in Serie D quanto in C1 quanto nel campionato nazionale. Non credo che sia importante quello, l'importante è l'approccio con cui uno si presta alla categoria che va ad allenare e poi che ci da mettere comunque sia l'entusiasmo massimo, l'entusiasmo più alto possibile. Mister,
Sempre invece riguardo proprio questo campionato, vedendo alcune squadre che sono partite con importanti ambizioni, secondo te diciamo la lotta con chi sarà? Quali saranno le vostre avversarie? Guarda, io non sinceramente tante squadre non le conosco ancora, ho sentito dire, e credo che siano gli Eagles, aprile sia la squadra insieme a Latina Scala per... Siamo le squadre che sulla carta a me sembrava che dovessero essere più attrezzate. Non ti nascondo che credo che Roccasecca, così come sta, è una squadra che darà del filo torcere a tutti. Chiunque incontrerà Roccasecca è una squadra che darà fastidio a tutti quanti. Hanno pochi cambi. Sabato con noi sono andati in difficoltà perché si è fatto male un giocatore nel primo tempo. Non avendo cambi a disposizione hanno un po' sofferto alla lunga. Ecco, mister, proprio sabato. Prego. Mister, proprio sabato, il primo tempo... soltanto un'occasione, cioè un'occasione sì, poi concretizzata. Ci è voluto un po' il secondo per avere ragione su questa squadra. Sì, sì, è una squadra, ho detto, che difende benissimo, difendono bene, chiusi, è una squadra esperta, tutti ex ragazzi che stavano lì al Ceriala, quindi hanno fatto anche categorie importanti anche loro. Non ti nascondo che le difficoltà maggiori ce le abbiamo avute proprio per cercare di scardinarli. Poi c'è avuta un'invenzione, siamo passati in vantaggio, dopodiché è stato tutto più facile, in virtù del fatto pure che loro sono veramente ridotti all'osso come numero proprio di giocatori pronti per poter fare magari una partita del genere contro di noi, a differenza nostra, che invece sulla rosa ampia faremo, credo, il nostro punto di forza da qui in poi. Mister, buonasera, sono Roberto Martin. Ciao Roberto, io ho approfittato, ecco, per innanzitutto per salutarti, e poi volevo chiedendoti nello specifico se sai come sta andando il progetto a cui tieni maggiormente, quasi come succede a me, quello dei settori giovanili e delle scuole calcio. Guarda, noi ormai qui alla Nuova Florida con la Mira fino ormai è abbastanza consolidato negli anni. È dal 97 che faccio scuola calcio, quindi non è un giorno ormai qui alla Nuova Florida. Quest'anno siamo partiti con un nuovo progetto anche a Pomezia insieme a Stefano Esposito, abbiamo aperto una scuola calcio a Olimpia e siamo i primi qui sul territorio che lo fa al chiuso. Abbiamo riscosso un ottimo successo perché abbiamo avuto tanto riscontro con i bambini, abbiamo soltanto i bambini che arrivano massimo a 10 anni e abbiamo oltre 50 iscritti e ti posso garantire che sono sempre stato contento. Apposta ti dico che poi scende di categoria, andare all'allenare in Serie D non mi crea problemi, perché l'entusiasmo che trovo nei bambini lo trovo anche nelle categorie così amatoriali, e quindi mi sono sempre trovato bene e spero di rimanerci ancora a lungo, a divertirmi con i ragazzi. Benissimo mister, noi la ringraziamo per questa lunga, ricca chiacchierata, avremo modo di risentirci o quantomeno di rivederci qui nei nostri studi. Grazie a voi, grazie a tutti quanti, un saluto a tutti. Buona serata e grazie ancora mister. Allora, per concludere un po' il discorso relativo al girone A, facciamo un quadro della situazione, Stefano? Beh, vediamo la sconfitta del Città di Latina Oratorio, ancora non è riuscita a vincere, è stata importante, come abbiamo già detto, la vittoria da Sissi Impianti contro una squadra che, come ha confermato Gobbi, sarà veramente dura da battere come questo Roccasecca. Sicuramente in futuro potrà togliersi qualche soddisfazione magari in partite singole. La caduta della Broca Sport dopo il primo punto ottenuto contro l'Eagles, è proprio l'Eagles che, come abbiamo detto, è stata la squadra che ha superato l'oratorio, e forse con questa vittoria ha già ripreso un po' di entusiasmo per affrontare questo campionato. Bene, vogliamo aggiungere qualcosa anche su questo derby di Anzio? No, non ha avuto storia praticamente, Daniele. No, nessuna possibilità, l'Indomita ancora in fase di allestimento, sta cercando il possibile, proprio nel corso della settimana tra l'altro ha cambiato allenatore, è arrivato questo nuovo tecnico Bosco che cercherà di dare un'impronta un po' diversa a questa squadra, ma tra l'altro è nata quest'anno con giocatori e di poca esperienza, molto giovani tra l'altro, e si tenta almeno di portare avanti un progetto a lungo termine. Guarda la Broca Sport, Roberto, come ha commentato il mister questo
passo falso in terra lepina? Criscuoli. Hanno commentato che è stata una strana coppia che questa volta non è avuto successo, comunque hanno fatto un'ottima gara e il Privernum quest'anno pare un ottimo campionato, tant'è che si trova anch'essa al primo posto in classifica, quindi è una squadra, quella lepina, che bisognerà tenerne conto, ma come sempre non deve essere ripetitivi, bisogna aspettare sempre una serie, qualche giornata per delineare un po' il quadro della situazione. Magari agli amici della Broca Sport, ora che giocano in casa, Tiziana, vai lì come porta fortuna, ti fai valere come amuleto. Proverò, con la Tina va bene, adesso vediamo anche. Lo specialista dei campi del sud, Daniele Porcelli. Ma credo che quest'anno sia un buon inizio da parte della formazione fondana, l'Old Ranch 97. Essersi imposta in un derby, poi tra l'altro molto chiacchierato perché è stato sbloccato su un calcio di rigore molto contestato da parte dei giocatori locali, però è una formazione che ha messo a puntino quello che nelle passate stagioni non andava. Ci sono comunque l'incalzare anche di altre formazioni qui e là, per così dire, vabbè, l'esordio dell'Olympic Marina che va a espugnare il campo della Virtus Spigno è importante, la ripresa da parte della Vis Fondi, scusate, a Ventotene, il risultato parla chiaro, Ventotene decimato proprio dalle assenze, in primis proprio il tecnico Marco Tomao. E questo primo derby storico per la città di Terracina tra Real e Sporting va di misura alla formazione allenata da Fernando Raimondi. Bene, questa è la panoramica relativa al girone B. Direi di tirare le somme. Stefano, sei pronto? Sì. La regia è pronta e allora andiamo con la sigla della rubrica del nostro Stefano Scala. Ho tempo? Vai. Allora, partiamo questa volta, è la prima stagionale del Latina Calcio a 5, la mettiamo sopra, tre vittorie di fila, come abbiamo detto prima, su campi molto difficili, soprattutto quelli in trasferta, quindi dopo queste tre vittorie sicuramente la squadra di Battista ha ripreso il suo cammino, deve sperare in qualche stop della Loa Zaccarolo che per il momento davanti a tutti continua a correre più forte degli altri. Scendiamo in C2 perché, come abbiamo detto, la Pontina Futsal, sono già due le vittorie, ormai già la mazza grandi, perché comunque due campi molto difficili, è andata a trovare due grandi risultati e l'ha fatto con umiltà, consapevolezza dei propri mezzi, e questi 10 punti sono veramente ottimi per il tecnico Alfonsi, perché per una squadra che comunque era retrocessa, già stare in quella posizione di classifica dà certamente più serenità per lavorare meglio in questi mesi. Sopra mettiamo anche l'Eagles, è ritornata a vincere la prima vittoria in campionato dopo un esordio un po' così difficoltoso, l'ha fatto contro una squadra che non ha mai nascosto le proprie ambizioni e quindi è decisamente una nota positiva. Andando giù è abbastanza semplice immaginare chi dobbiamo mettere, perché se mettiamo Eagles e Pontina su bisogna mettere giù la Century e la città di Latina Oratorio. Per quanto riguarda i Pontini è una sconfitta casalinga, non ci voleva dopo queste quattro partite, già due sconfitte, la squadra ha il carattere per reagire a questo momento, però questa settimana mister Angeletti non mi odierà se li mettiamo giù. Chissà. Lo vedremo magari. Speriamo una settimana tranquilla allora. Il città di Oratorio anche, perché comunque già quel pareggio nel derby è stato un po' fortunato per quell'episodio, anche se poteva essere anche meritato, però comunque i fatti parlano chiaro. Adesso questo 3-1 con l'Eagles, c'è bisogno di un cambio di rotta sicuramente. Cosa possiamo aggiungere o contestare, Roberto? Non si contesta niente.
No, non contesto niente, però voglio mettere sopra la scala Stefano Bragagnolo, autore anche sabato di un'altra doppietta, ha condotto alla vittoria la Cimilla di Nascalo, un giocatore molto sottovalutato, molto non è vistoso, ma già quattro marcature, è stato un protagonista sia nel derby che nella partita vinta contro i ragazzi di Gino D'Armando dell'Ere Nettuno. Una nomination in basso o in alto anche da Daniele? Ma, vabbè, in alto sicuramente le altre che hanno vinto, Stefano l'aveva già messo in risalto, anzi Roberto l'aveva messo in risalto soprattutto nella Serie C2, è difficile andare a ricordare così tante vittorie in trasferta, e quindi le altre, soprattutto le due fondane, Ceriara e Città di Cisterna, che si aggiungono alla vittoria, quella ottenuta dalla Pontina. In basso sono d'accordo con Stefano, e la nota di merito giustamente anche per Bragagnolo, perché è un giocatore che comunque chi lo ha visto veramente li merita almeno questi elogi in questa settimana.